Aspetto che vi colleghiate tutti. Fisso il commento in alto. Se ci riesco, benvenuti. Sta per iniziare la diretta, eh? Aspetta un attimo, Paolo. Dovrebbe collegarsi a breve. Ciao Paolo, eccoti qui. Ciao Isabella. Come stai? È recluso, come tutti. Recluso, un po' frustrato, però speranzoso che la cosa si risolva al più presto. Eh sì, speriamo bene. Tra l'altro oggi ne parliamo un po' di questa situazione che si è venuta a creare. Volevo solo presentarti brevemente, non ho neanche fatto in tempo a presentarti e eri già collegato con me. Allora, per chi si sta collegando adesso, vabbè, penso che lo conosciate un po' tutti, però è professore di numerose testate, tra cui l'Espresso e la Lettura del Corriere della Sera, cura il blog L'Urto del Pensiero, ed è autore di vari libri e articoli. Tra l'altro io l'ho conosciuto perché l'ho intervistato su un libro che ho amato tantissimo, che è Contro le donne, storia e critica di un antico pregiudizio, del 2016. Sono passati 2 anni forse dall'ultima intervista. Sono anche quattro. Anche quattro, vola il tempo. Proprio da un articolo del tuo blog, L'Urlo del Pensiero, mi è venuta la prima domanda che vorrei farti, ecco, perché il titolo era Covid-19 ha svelato una società paranoica. E tu dici, affermi che un'ampia fetta della popolazione non riesce ad accettare con responsabilità questa emergenza. E io volevo chiederti il perché. È una bella domanda questa. Credo che non ci riesca perché facciamo fatica. Facciamo fatica a credere che c'è qualcosa che sfugge al nostro controllo. È un po' quello che io chiamo la sindrome della scatola nera, no? Quando cade un aereo, si va subito alla ricerca affannosa di questa scatola nera che deve per forza di cose svelare la causa precisa e certa per cui l'aereo in questione è caduto. Se non che a volte noi non consideriamo il fatto che le cose avvengono anche senza che vi sia per forza, come dire, il contributo dell'essere umano. Solo che noi siamo dei narcisisti, degli egocentrici un po' disperati, vogliamo stare sempre nel mezzo, vogliamo che gli eventi che accadono siano causa nostra o siano comunque da noi affrontabili e auspicabilmente anche risolvibili. E invece questa è una di quelle circostanze, parlo della pandemia ovviamente, che ci mettono, come dire, ci mettono di fronte al fatto che siamo dei. Capitano delle cose che ci mettono di fronte a un'emergenza tale per cui dobbiamo andare, come diceva un filosofo Popper, per tentativi ed errori. Semplicemente nessuno ha la verità rivelata, nessuno ha, come dire, la soluzione che può toglierci all'improvviso da questa situazione indubbiamente spiacevole e per alcuni tragica. E quindi dobbiamo accettare il fatto che i nostri governanti per primi appunto pensano di volta in volta a delle soluzioni che poi possono rivelarsi sbagliate e che quindi vanno corrette in corso d'opera. Solo che noi ormai siamo un popolo, non solo quello italiano, siamo un'opinione pubblica, diciamo così, che è stata abituata a doversi schierare per forza di cose o di qua o di là, mi piace o non mi piace, bianco o nero. Abbiamo perso un po' come dire, l'importanza delle sfumature e invece in questa circostanza le sfumature sono fondamentali perché non v'è dubbio che sono stati commessi degli errori, ma si stanno facendo anche delle cose che sono indispensabili. Solo che noi facciamo fatica ad accettarlo, facciamo fatica a stare chiusi dentro casa e a essere, come dire, vittime di un nemico invisibile che si rivela così potente nei nostri confronti. Questa citazione, quindi questo realismo, questa concretezza che dobbiamo un attimo accettare della situazione dei fatti, non va un po' a contraddire l'eccesso di pensiero di un altro articolo
in cui critichi appunto questo eccesso di pensiero, stiamo troppo a pensare tutto il giorno a questa situazione. Ma sì, cioè è come se l'umanità si fosse divisa in due categorie, no? Quelli che vogliono vedere a tutti i costi un complotto nascosto da parte di qualche stato poliziesco, di qualche potere forte che deve per forza di cose costringerci, recluderci, fare una sorta di prove generali. Dall'altra parte invece ci sono quelli che denunciano il fatto che si vuole tornare quanto prima alla vita di prima per poter salvare il mercato e per poter salvare l'economia. Io credo che queste due posizioni, prese in maniera unilaterale appunto, manifestino un eccesso di pensiero, cioè torniamo a prima, un eccesso di controllo, di voler controllare la situazione, di avere delle risposte pronte o delle soluzioni pronte. Io credo che oggi noi abbiamo a che fare con appunto quello che dicevo prima, con una situazione popperiana, cioè tentativi ed errori. È un nemico invisibile, è un virus su cui gli scienziati sono tutti concordi nel dire che è un virus sconosciuto. Non ci siamo mai trovati prima di fronte a un virus del quale conoscessimo così poco. E allora mi viene da dire che la banale logica, non è che bisogna fare grandi ragionamenti, vuole che di fronte a un qualcosa di sconosciuto, noi non si abbia delle soluzioni in tasca. Quindi senza andare a vedere grandi complotti, senza andare a vedere grandi nemici, senza eccedere, come fa il filosofo Agamben, nel voler prefigurare uno stato poliziesco internazionale che voglia fare le prove generali del regime totalitario o del grande fratello del XXI secolo, io starei ai fatti. I fatti ci dicono che c'è bisogno di prudenza, c'è bisogno di distanziamento sociale, come è stato chiamato, c'è bisogno di farlo fino a che i dati non ci diranno che il virus ha smesso di essere pericoloso per il grande numero della popolazione. Forse è questo il problema, che noi viviamo in una società talmente complessa che facciamo fatica ad accettare le verità più semplici. Concordo pienamente con te. Una delle cose che mi ha irritato di più leggere in questo periodo sui social è stata questa presa di posizione per forza netta, come se facessimo parte di una squadra. Quindi la squadra di calcio da tifare e bisogna per forza scegliere o sei un complottista o sei quello che accetta la naturalità della questione e ha completa fiducia nel governo assoluta. E non c'è quella via di mezzo, quel dire non lo so, semplicemente sto fermo perché non lo so, è completamente assente la zona grigia. Però la domanda che voglio farti è questa adesso. La Germania, ma la prendo ad esempio perché in realtà non è l'unico paese, ha adottato delle misure completamente diverse, nonché ha trasmesso informazioni completamente diverse anche riguardo al virus, completamente no, però abbastanza distanti. Quello che mi chiedo è, ma la sfiducia che noi cittadini proviamo verso, in questo momento, verso il governo italiano, è frutto di un'ingenuità, di un'ignoranza culturale? È una spada di Damocle che ci portiamo dietro, che caratterizza un po' il nostro paese? Oppure ancora forse ha una base giustificata data dal fatto che questi paesi si stanno comportando, nonostante siano dell'Unione Europea, in modo diametralmente opposto e scoordinato invece di allinearsi verso una linea comune? Beh, allora, applichiamo cose del governo o i nemici del governo. No, senza dire se uno è giusto o sbagliato, è per capire questa nostra sfiducia un po' basilare. La sfiducia secondo me ha più di una ragione, nella misura in cui sono stati fatti indubbiamente degli errori. Penso all'inizio, quando il nostro Presidente del Consiglio diceva che non c'era nulla di cui preoccuparsi e che eravamo pronti ad affrontare qualunque cosa, quando il segretario del PD invitava a fare gli aperitivi, anzi postava le sue fotografie a Milano mentre faceva l'aperitivo e poi ce lo siamo ritrovato che poverino ha contratto lui per primo il coronavirus. Penso a tanti sindaci che naturalmente hanno lanciato l'hashtag ripartiamo, scendiamo in piazza, abbracciamoci, alcuni addirittura abbracciamoci. Io
credo che se potessimo fare, noi, i nostri politici sono più fortunati oggi di quelli del passato, perché, ma se noi potessimo fare una raccolta dello scemenziario di quello che i nostri politici e i nostri governanti hanno fatto fin dall'inizio di questa emergenza, non se ne salverebbe uno. Penso alla Meloni, che a un certo punto, tanto per parlare anche dell'opposizione, che a un certo punto ha proposto, siccome si era capito che l'anno scolastico non poteva andare più avanti, dice: beh, ma allora è giusto restituire la retta ai genitori. Ma quale retta? Cioè, la Meloni si dimentica che la scuola pubblica non prevede più nessuna retta, e forse sono le scuole private, quelle che costano molti soldi, che prevedono una retta, quindi la gaffa è stata di doppio tipo. O penso a Salvini, che fece un post dicendo che aveva finalmente capito che era colpa dei cinesi che mangiano i gufi o chissà quale strano animale, e quindi ci hanno contagiato. Insomma, lo scemenziario è stato ampio, gli errori che sono stati fatti sono tantissimi, non solo in Italia. Pensiamo al presidente inglese Boris Johnson, pensiamo a Donald Trump, pensiamo agli americani che sono stati ricoverati in ospedale in questi giorni, decine e decine di americani che hanno seguito i consigli di Clinton e hanno ingerito direttamente per bocca l'alcol o alcune sostanze. E ci sono stati, lo leggevo ieri sul New York Times, decine e decine di persone che, seguendo i consigli del noto epidemiologo Donald Trump, poi si sono ritrovate in ospedale malate. Detto questo, l'Inghilterra con Boris Johnson aveva provato ad attuare una strategia e si è visto che è andata male, ed è andata male per primo, poverino, proprio al capo del governo inglese. La Svezia sta retrocedendo. Leggevo oggi sul Guardian che la Germania e la Francia, che sono quelle che avevano riaperto per prime molte attività economiche e non solo, oggi hanno fatto registrare un incredibile riaumento dei casi di contagio. Sono dovuti tornare alla fase 1 a distanza di pochissimi giorni da quando hanno stabilito la ripartenza. Questo per dire cosa? Per dire quello che abbiamo cercato di capire all'inizio, cioè ci troviamo di fronte a un problema grande, a un nemico sconosciuto, e come tale nessuno ha delle soluzioni in tasca. Questa cosa può spaventare, può generare indubbiamente inquietudine, angoscia, preoccupazione, ma io nella mia breve e inutile vita ho imparato che la paura è un sentimento che a volte ci aiuta a capire. Per esempio, ci aiuta a capire quando è il momento di stare buoni, fermi, riparati e attendere che l'emergenza si sgonfi. Questo è il punto. Dopodiché non voglio fare l'avvocato difensore dei nostri governanti o il complottista a tutti i costi. Ripeto, credo che le due posizioni prese in maniera unilaterale siano entrambe miopi. Prima, Covid-19 ha svelato una società paranoica per chi si è giunto adesso. Uscito sul tuo blog dell'Espresso l'urlo del pensiero, è questa, cioè, è il discorso che hai fatto come conclusione sul divenire, sempre nel discorso dell'accettazione. Quindi va bene, non abbiamo soluzioni di fatto, non possiamo fare altro che attendere e aspettare. Quindi in conclusione dobbiamo prenderla con filosofia. Qualcuno direbbe dipende cosa si prende, come e per quanto tempo, però detto questo, non possiamo fare altro. Noi siamo diventati non solo la società dei paranoici, ma anche la società degli infallibili. Peraltro questi sintomi di infallibilità diffusa li si è cominciati a vedere già alcune decine d'anni fa, quando insomma ci ritrovavamo più o meno in contemporanea con l'inizio dei mondiali di calcio, ad avere circa 60 milioni di commissari tecnici che avevano ciascuno la formazione giusta con cui vincere i mondiali ed erano pronti a criticare puntualmente l'allenatore di turno che non avesse vinto appunto i mondiali perché non aveva seguito i loro consigli. Sembrava una cosa sciocca, sembrava quasi una cosa spiritosa questa di avere 60 milioni di commissari tecnici. Poi invece ci siamo ritrovati oggi, a distanza di qualche decina d'anni di quel fenomeno, ne uscì un libro negli anni 80, mi ricordo, del Novecento, quindi è passata un'eternità, però insomma
oggi noi ci ritroviamo di fatto invece ad avere 60 milioni, questa più o meno la popolazione italiana, di esperti su tutto, e del resto perfettamente legittimati da quel fenomeno lobotomizzante che sono i social network, che come li apri la prima cosa che ti chiedono a cosa stai pensando, instillandoti l'idea che la comunicazione del tuo pensiero possa favorire probabilmente il sonno a milioni di persone che se non lo ascoltassero faticherebbero appunto a prenderlo, il sonno, e quindi insomma diciamo sì, il paradosso poi è questo, ci troviamo di fronte a una società in cui troppe persone sono convinte di sapere tutto e sono convinte di sapere contro chi puntare il dito, di individuare il La paranoia unita al senso di onnipotenza in passato, beh, insomma, hanno generato fenomeni e personaggi che preferiremmo non rivedere, credo. Quindi paranoia attuale. E finita questa situazione, immaginiamo una situazione in cui finalmente il virus è contenuto e possiamo tornare a una semi-normalità. Quali sono, secondo te, ci sono i reali cambiamenti sociali, tralasciando un po' la parte dell'economia per quanto sia abbastanza difficile, visto che sono sempre un po' legati, però dal punto di vista sociale tutti parlano di questi grandi cambiamenti, di queste grandi comprensioni, e io sono un po' scettica al riguardo, sinceramente. Io l'unico timore che ho per quanto riguarda il futuro, a parte quello di non esserci, l'unico timore che ho è che in realtà rimarrà tutto come prima e che quindi continueremo ad avere dei paesi che opereranno violenza sull'ecosistema, e ormai gli studi ci dicono con una certa unanimità che virus come questi saranno sempre più frequenti perché vengono, come dire, prodotti da un terreno fertile, e quel terreno fertile sono i nostri sistemi produttivi che stanno violentando l'ecosistema, quindi di questo dobbiamo farcene come dire, proiettate al profitto economico e al progresso tecnologico a tutti i costi, e oggi abbiamo capito che fra tutti questi costi ci potrebbe essere anche la nostra salute, la salute delle persone a cui vogliamo bene, e mi spaventa che continueremo e torneremo a essere una società di individui egoriferiti e quindi egocentrici, egoisti, e quindi incapaci di capire, come è stato all'inizio di questa emergenza, che ognuno di noi non è soltanto se stesso, ma è anche gli altri. E questa pandemia ci dovrebbe aver insegnato questo. Quando ci dicevano, e ci stanno ancora dicendo, che dobbiamo mantenere la distanza sociale, che non dobbiamo andare al mare, che non dobbiamo abbracciarci o baciarci con le persone con cui vorremmo farlo. Cosa ci insegna questo? Ci insegna che di fronte a fenomeni naturali, di fronte a grandi malattie, noi non siamo mai soltanto noi stessi, ma siamo anche gli altri. E gli altri, i comportamenti irresponsabili degli altri possono far ammalare noi, e il nostro comportamento irresponsabile può far ammalare gli altri. Mi spaventa una società che torneremo a essere una società che predilige, preferisce gli incontri virtuali a quelli in carne e ossa, che preferisce spegnersi dentro alle luci colorate di uno schermo e invece che perdersi dentro agli occhi di qualcuno che si ha di fronte. Questo mi spaventa in realtà. Temo che non impareremo molto da tutto questo. Mi piacerebbe che facessimo lezione di alcune cose, ma in realtà la paura più. Una che chiedeva. E allora come accettare un mondo che può cambiare così velocemente? Ma questa devo rispondere subito? Ti lascio nel tempo. L'altra invece era più che altro un'obiezione. Un utente tedesco ci sottolineava come in realtà in Germania le informazioni siano diverse, perché da loro si dice che si è diminuito il virus del meno 31%. Quindi conferma il fatto che non possiamo neanche essere sicuri. Ripeto, è più di una settimana.
settimana che dicono così dalla Germania, tanto è vero che queste sono lamentati dicendo ma perché la Germania e la Francia hanno riaperto tutta una serie di attività e invece noi restiamo ancora chiusi. Ora, fermo restando che è comprensibilissimo il dramma di quegli artigiani, commercianti, lavoratori che ovviamente non possono stare chiusi per troppo tempo perché altrimenti rischiano di fallire. Quindi fatto salvo questo, però c'è da dire che poi è notizia di oggi, ripeto, basta andarsi a leggere il Guardian o in Italia la Stampa, riportano che Francia e Germania sono dovuti tornare alla fase 1 per esprimersi nei termini italiani, cioè sono dovuti retrocedere perché hanno visto riaumentare clamorosamente il picco dei contagiati e quindi stanno ritornando praticamente in mezzo all'emergenza. Questo per dire cosa? Per dire che, e così rispondo anche alla prima domanda, sì è vero, noi dobbiamo fare i conti con questa angoscia, con questa incertezza. In realtà noi siamo fortunati perché viviamo in un mondo benestante e il fatto che potremmo ammalarci da un giorno all'altro, che potremmo morire da un giorno all'altro, lo abbiamo un po' dimenticato. Dovremmo imparare, se andassimo in Africa, vedremmo che quei poveretti ringraziano, la preghiera che fanno in Africa, soprattutto in Africa del Nord, alla sera, comincia con il ringraziamento per averli fatti arrivare alla sera, perché la vita lì è fatta di incertezze tali per cui non sai neanche se sarai ancora vivo il pomeriggio. Questo per dare un'idea, insomma, di quanto noi siamo privilegiati e di quanto questa incertezza provocata dal virus ci abbia destabilizzato e proprio nel destabilizzarci abbia tirato fuori quella natura paranoide che è in tutti noi, per cui non riusciamo ad accettare. Un grande filosofo diceva che l'uomo, non potendo risolvere il problema della morte, ha visto bene di non pensarci. Ecco, non pensarci può essere una soluzione, per qualche tempo dura, può anche alleviare certe sofferenze, se non che poi un bel giorno arriva un virus o può arrivare un virus. Ci sforziamo di non pensare alla realtà, la realtà un bel giorno si farà accorgere di sé anche senza il nostro contributo. Quindi noi angoscia e paranoia. E al filosofo? E al filosofo in che senso cosa? Il tuo lavoro come sta cambiando in questo periodo? Io il mio lavoro in realtà, ma chiudere dentro casa un filosofo significa realizzare uno dei suoi sogni in realtà, perché mai come in questo periodo io posso leggere, scrivere, studiare, intervenire. Ho un libro che sto scrivendo, pensavo di farlo in 2 anni, se continua così lo finisco in 6 mesi. Quindi da questo punto di vista il filosofo, credo, almeno parlo per me, è la persona più felice del mondo, se non che poi in realtà mi mancano tante cose e spero che, come tutti, che si riesca a uscire da questa situazione, se non altro perché, insomma, io l'ho detta scherzando, ma poi in realtà ci sono drammi grandi che stanno vivendo tantissime persone e per i quali auspichiamo tutti di uscire quanto prima, e anche il filosofo sarà contento. Ci dicono: il problema della nostra società è che abbiamo paura di abbandonare tutti i comfort che abbiamo ora. Bisognerebbe iniziare a smettere di sprecare e usare solo ciò che è strettamente necessario. È un po' questo, però devo dire una cosa, è anche molto soggettivo, perché per me, per esempio, è assolutamente strettamente necessario il rossetto. Non credo che sia, è molto un comfort che non abbandonerei. Quindi, insomma, bisogna anche un po' capire. Sì, lo so, è un po' difficile tornare indietro, secondo me, ai comfort della società occidentale in questo momento. Cioè, possiamo trasformare questi comfort in qualcosa di meno dannoso, ma tornare indietro mi pare una richiesta forse un po' troppo eccessiva per la nostra società. Io credo che si possa tornare indietro mantenendo il rossetto e anche il fondotinta e anche alcune altre cose, insomma. Però credo che quando Alain Touraine, il sociologo francese, parlava della decrescita felice, io non ho mai amato quell'espressione, non ho mai particolarmente amato neppure le sue teorie. Credo come te che sia impensabile e tutto sommato anche ingiusto
porsi in un'ottica del tornare indietro. Però sicuramente dobbiamo fare i conti con alcune cose, dobbiamo sicuramente smetterla di immettere animali, della produzione di carne, insomma dobbiamo rivedere un po' di cose. Ripeto, io sono un gran mangiatore di carne, un gran bevitore di vino, e quindi non è questo il punto, però credo che sicuramente dovremo studiare meglio il modo per continuare ad avere quanto più possibile i comfort che avevamo prima. Lasciare tutto come prima credo che non sia esente da rischi. È anche vero che è un po' vincolato però alla questione economica alla fine, perché se guardiamo anche solo la parte dell'elettrica riguardante le auto, per esempio, in realtà è una tecnologia che esiste da tantissimi anni, ma sappiamo bene che è abbastanza lì, vincolata e chiusa, perché c'è la questione del petrolio. Quindi molte cose sono anche un po' vincolate a quella parte superiore che va un po' oltre noi. Noi possiamo rimanere qui con la nostra paranoia, forse. Ma non è escluso, per esempio, che Germania e Francia abbiano avuto così fretta di riprendere proprio sull'onda, diciamo così, spinti dalla dittatura finanziaria, cioè da un mercato che a un certo punto li ha costretti a dire qui o ripartite o falliamo. Io anche da questo punto di vista, per esempio, starei attento, non sono un amante di Conte, non voglio fare il suo avvocato difensore, però lo abbiamo accusato per tanto tempo di far parte di una parte politica di populisti, diciamo così, ma mi viene da dire che nel momento questo, in cui tutti non aspettavamo altro che qualcuno annunciasse, ecco, potete riuscire, tornate ad abbracciarvi, tornate a vivere, a fare quello che facevate prima, io credo che Conte, se avesse potuto fare questo, sarebbe stata la persona più felice del mondo, sarebbe passato alla storia, i libri di storia non se lo sarebbero mai dimenticato. Quindi probabilmente, se lui ha, come dire, anche deciso, mi auguro ben consigliato dagli esperti e da tutta una serie di staff, ha deciso che non è il momento, ha deluso molte persone con questo suo discorso sulla seconda fase, beh, credo che a leggerla solo in termini negativi, c'è da stare attenti, c'è da distinguere molte cose. Se mi permetti un'opinione, poi mi direi se la pensi come me. La Germania forse non è solo per una questione di dittatura finanziaria, forse è anche dovuto un po' alla sua storia. È una mia teoria, questo è un mio pensiero, però se andiamo un attimo a vedere, hanno di sicuro un rapporto un po' diverso con la reclusione storicamente rispetto a noi. Hanno una storia un po' più recente che secondo me fanno un po' più fatica a rapportarsi all'idea di accettazione della chiusura. È una logica che in pochi hanno analizzato, però non dovrebbe essere sottovalutata. Insomma, parliamo degli anni 90, non è che proprio... Sì, c'è da dire che di inclinazioni nella storia il popolo tedesco ne ha mostrate tante. Potremmo pure parlare di un'inclinazione ad andare a sbattere verso un muro in tutti i sensi insuperabile, no? C'è anche questo. Diciamolo chiaramente, i popoli del nord manifestano, uso una parola molto antipatica, posseggono un senso della disciplina che indubbiamente noi meridionali, perché noi italiani rispetto a loro siamo tutti meridionali da questo punto di vista, non abbiamo. Quindi non escluderei neanche che nel loro caso ci sia stato un eccesso di fiducia nella popolazione, cioè nel fatto che la popolazione avrebbe rispettato in maniera talmente precisa le disposizioni che erano state date, che tutto sommato si poteva tornare a fare una vita quanto più possibile simile al prima, alla normalità. Però abbiamo visto che anche questo è stato un errore. Ad oggi i dati ci dicono questo, i giornali di oggi dicono che anche la Germania ha riavuto un picco di contagi, quindi come ne vogliamo uscire, insomma, da questa cosa? Non lo so, il discorso etnico mi convince fino a un certo punto, ecco, diciamo così. Chi ha previsto qualche progetto, qualche novità in arrivo? No, sto lavorando in questo libro su
Nietzsche, e la cosa mi sta impegnando tantissimo, quindi non ho moltissimo tempo per fare altro. Per il resto faccio quello che facciamo un po' tutti, nel senso che lavoro da casa. Non si chiama smart working, in realtà ho scoperto che il nome vero sarebbe working from home, perché in realtà lo smart working è lavoro intelligente, ma questo vorrebbe dire che tutte le volte che non facciamo questo lavoro facciamo un lavoro stupido. Quindi se io invece che andare all'università a fare lezione la facessi sempre da casa, probabilmente lavorerei in maniera più intelligente. Insomma, questa è una cosa. Ma a parte questo, no, faccio quello che fanno tutti gli altri: lavoro da casa, faccio conferenze da casa, scrivo e aspetto come tutti di poter finalmente rimettere il naso fuori dalla porta e festeggiare l'avvento di una nuova liberazione, diciamo così. Speriamo che avvenga presto, o perlomeno che si riesca un po' a smuovere questa situazione.